E un saluto davvero affettuoso e un abbraccio particolare al figlio del generale della Chiesa, Nando Dalla Chiesa. Lo incontro volentieri oggi dopo tanto tempo. E al cognato Paolo Setti Carrato, che ringrazio per aver voluto impreziosire con la loro presenza questo particolare momento di memoria e di raccoglimento. Ricordiamo tutti i servitori dello Stato, soprattutto gli uomini e le donne in uniforme, che ogni giorno, quotidianamente, mettono la loro vita a servizio del Paese. Di un uomo che ha sacrificato la sua vita per l'istruzione, di un carabiniere che ha onorato la sua divisa. Siamo qui per tenere vivo il suo esempio e tramandarlo nel tempo. E allora vorrei, ve lo chiedo proprio da governatore del Piemonte in mezzo a tanti piemontesi, che questa piazza, approfittando del comandante generale dei carabinieri, tributasse un applauso di ringraziamento a tutti i carabinieri che nella nostra regione lavorano in tante piccole stazioni. Negli oltre 1200 comuni, signor Comandante, perché il Piemonte vuole bene ai carabinieri, perché il Piemonte crede nella divisa, perché il Piemonte crede nello Stato. Ed oggi questa inaugurazione è un'inaugurazione bella perché ci permette di dirlo, di dircelo tra noi, ma soprattutto di far sì che una celebrazione sia anche un momento non soltanto per ricordare un qualcosa che c'era, un qualcuno, un grande eroe che c'era, ma per ricordare che c'è ancora. Io questa mattina ho voluto che mio figlio venisse con me, perché credo che sarebbe bello magari in futuro che ognuno di noi a questi eventi portasse per mano un bambino, suo figlio, suo nipote, un bambino che venga a capire, che venga a conoscere quelli che sono i modelli su cui si può e si deve impostare la propria vita.